Alcune domande che mi sono state fatte: ho venduto qualche giorno fa un prodotto ad una persona in Costa Rica, quindi Facebook fa il suo lavoro e porta clienti da tutto il mondo. Allora, a Costa Rica è arrivata una richiesta e la richiesta era molto semplice: come posso fare per portare un segnale dalla radio, dall'interno, dal mixer? Quindi da un circuito generalmente ad alta impedenza ad un circuito a bassa impedenza, ok? E quindi si parlava, io ho spiegato un po' di cose, io ho detto guarda, si può fare tranquillamente in questo modo, ok? Allora, adesso ve lo faccio vedere anche a voi, vi spiego un po' di cose, vi faccio vedere generalmente come si lavora. E da lì poi prendiamo spunto per parlare di cose un pochino più complesse. Vi faccio vedere, ci sono dei tool gratuiti che permettono di fare un buon lavoro senza spendere nulla. Allora, innanzitutto, obiettivo, capire come si interfaccia un segnale radiofrequenza, che viene da un circuito, per esempio un circuito attivo, un mixer, e lo vogliamo inviare, per esempio, all'antenna. Ok? Quindi ci sono delle considerazioni da fare, ci sono delle considerazioni ovviamente anche di carattere tecnico, pratico, meccanico, però adesso ci limiteremo a quelle che sono relative alla parte circuitale elettronica, ok? Allora, quindi condividete, mi raccomando, fate girare questo video perché è importante, ci sono dei contenuti gratis per tutti, cosa che non troverete altrove. Allora, innanzitutto vi condivido lo schermo così cominciate a vedere quello che vedo anch'io e su questo ragioneremo. Allora, partiamo da questa cosa qui. Adesso voi state vedendo un connettore coassiale. Adesso ne ho preso uno di quelli che posso utilizzare e che ho utilizzato e vedete che è un piccolo connettore coassiale di tipo SMA da circuito stampato, ok? Quindi questo si può montare sul circuito stampato a bordo, a lato, sul filo della scheda e quindi permette di portare poi con un cavo coassiale il nostro segnale dove più ci piace. Qui invece vedete la scheda tecnica, vedete il datasheet di questo componente e diciamo ho scelto questo perché è anche ben fatto dal punto di vista qui proprio della scheda del manuale. Vedete bene che c'è tutto, ci sono le dimensioni. Ci sono comunque indicati anche i layout da utilizzare sulla scheda, quindi per preparare i pad, per preparare dove andare a fare le saldature. Ok? Quindi noi dobbiamo lavorare, per esempio, con questo tipo di connettore. Arriverà il nostro segnale dal circuito a radiofrequenza, arriverà il segnale, noi lo vogliamo portare sul connettore coassiale, così che poi potremmo utilizzare un piccolo cavo coassiale per tirar fuori il nostro segnale, per esempio un cavettino come questo, lo vedete, con dei connettori SMA, lo possiamo poi portare da un punto all'altro del nostro circuito, del nostro apparato, lo possiamo mandare in antenna, dove preferite, ok? Questo è un bel cavettino in Teflon, eccetera, eccetera. Va bene. Quindi ci sono tante tecnologie. Allora, prima considerazione, dobbiamo stare attenti ad una cosa, l'impedenza. La domanda che mi è stata fatta da quell'amico, quella persona in Costa Rica è la seguente: ma se io utilizzo un cavo coassiale anziché un filettino molto sottile, filettino da qualche decimo di millimetro, per portare il segnale da un punto all'altro, che succede? Beh, la mia risposta è stata dipende, 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 come in tutte le cose dipende. Okay? Dipende da tanti fattori, dipende dall'impedenza, dipende dalla lunghezza del cavo, dipende dalla capacità per metro. Quindi in generale si può dire che un cavo coassiale ha una impedenza costante, e questo penso che sia oramai assodato, tutti lo sanno, però ha anche una capacità per metro più elevata rispetto ad un singolo wire, a un singolo filettino, un filo molto sottile. Okay, e questo può essere un problema, perché per esempio se utilizziamo pochi centimetri potrebbe anche essere tollerabile aggiungere in parallelo al nostro circuito una piccola capacità. Magari un'altra volta vi faccio vedere proprio con un simulatore quello che succede.
andiamo a simulare un circuito, vediamo un circuito risonante, quando gli andiamo ad applicare in parallelo un cavo coassiale, vediamo quello che succede. Quindi in generale il consiglio potrebbe essere, se la lunghezza è molto breve, magari potete utilizzare anche un singolo wire, un piccolo filettino, purché questo ovviamente sia molto molto più piccolo rispetto alla lunghezza d'onda, altrimenti comincia ad irradiare, ok? Il problema principale diventa quello, si comporta come un'antenna e potrebbe portarvi a dei malfunzionamenti perché avrete all'interno del contenitore, all'interno della scatola che contiene il circuito, avrete irraggiamento e questo non è tollerabile, ok? Quindi generalmente bisogna avere in mente due cose: l'impedenza, la capacità per metro, in più la lunghezza, ok? Quindi dobbiamo metterci nella condizione in cui il circuito sia effettivamente a costanti concentrate. Lo possiamo approssimare a costanti concentrate, cioè possiamo dire lì è localizzata quell'induttanza, di là quella capacità, di là la resistenza e così via. Invece, quando il circuito diventa di dimensioni comparabili alla lunghezza d'onda, questo non è più vero e ci sono effetti propagativi all'interno del circuito stesso. Allora, torniamo a noi, quindi vi rimetto la schermata, potrei anche mettere schermo più webcam, così continuate a vedere anche a me. Non so se questo può essere di gradimento o no, ma non mi interessa. Allora, vediamo un po'. Noi vogliamo realizzare una transizione dal circuito stampato al cavo coassiale. Allora tutti dicono: ah, vabbè, ci attacchi due fili saldi e sì, va bene, ma anche no, nel senso che è una cosa fatta così, fatta male, va bene. E questo ve lo dico perché io adesso sto lavorando con dei campioni che mi sono stati inviati qui da Colcraft. Sono dei campioni sto facendo delle cose, voglio fare delle prove, devo studiare un circuito nuovo. Sono dei guardateli, non so se si riusciranno a vedere. Sono dei trasformatori RF 1 a 1, che lavorano da 100 kHz a 3 GHz e mezzo. Adesso li tolgo dalla bustina, magari li riuscite a vedere meglio. Mi sono fatto mandare dei campioni, vedete, questo è il retro, so se riesce a metterlo a fuoco, vediamo un po'. Ecco qua. E questo qua è il davanti, vabbè, sono 5 pezzettini. E sono dei trasformatori a larga banda, ok? Adesso non vi deve interessare cosa ci voglio fare, però quello che vi voglio far vedere è perché ve li ho fatti vedere. Ve ne ho parlato perché poi questi qui devono prendere il segnale in arrivo tramite il cavo coassiale che vedete qua indicato, anzi di là, è tutto ribaltato qui sullo schermo. E devo arrivare in coassiale, arrivo al circuito stampato, poi devo andare nel trasformatore e fare poi altre cose che, vabbè, adesso non vi sto a dire, non è questo importante. Non defocalizziamo l'attenzione, mantenete l'attenzione sull'obiettivo, passare dal coassiale al circuito stampato. Come si fa? Allora, vediamo un po' qui Amphenol che cosa ci suggerisce. Amphenol ci suggerisce innanzitutto il layout da utilizzare per il lato superiore, cioè quello dove c'è il pin da saldare, cioè dove c'è vediamo se questa la riusciamo a girare, eccola qua. Ok, come gira? Eccolo qua. Quindi qui c'è il centrale, lo vedete, qui in mezzo si infilerà il circuito stampato, come in questo qua, la vedete, non so se si riesce a vedere, circuito stampato infilato in mezzo, ok? Vedete, in mezzo al connettore. Allora, quindi dobbiamo infilare lo stampato qui, quindi avremo il lato inferiore, il bottom layer qui sotto, il superiore, il top layer che andrà a sfiorare questo lato inferiore del connettore, e qui in mezzo dovremmo avere la traccia per la saldatura al pin centrale. Va bene? Qui andremo a cercare di realizzare una transizione cavo guida o cavo circuito microstriscia, cose di questo tipo, quanto più buona possibile. Questo è l'obiettivo. Come si fa? Allora, torniamo di qua. Allora, vedete, per il lato inferiore il problema è molto semplice, fondamentalmente è questo che vedete qui. Vedete, ve la metto grande, webcam, eccola qua. Vedete, qui ci sono i connettori, i due pin sono quelli che vedete, quelle due saldature lì, ok? È difficile saldare il lato inferiore, credetemi, perché c'è tanta massa, quindi il calore viene portato, viene dissipato molto bene dal circuito e quindi fare delle belle saldature sui connettori non è sempre semplice, serve un bel saldatore, uno bello potente, ok?
Allora, torniamo di qua, eccoci. Allora, mentre il lato superiore, anzi ve lo faccio anche vedere come sarà il risultato, eccolo qui, lo vedete, c'è la transizione, questa qui che vedete, con i tre pin, ok? Purtroppo a webcam quando mi muovo e c'è tutto non mette a fuoco benissimo, ma la prendete com'è. Allora, torniamo qua. Quindi, allora, noi abbiamo vincoli per il lato inferiore, adesso non mi interessano, ok? Il lato superiore invece qua mi dà tre vincoli, ovvero mi dice, la ingrandisco, eccola qua. Allora, le tre strisce da utilizzare sono tutte larghe almeno 1,5 mm, queste laterali. Qui in realtà le posso fare quanto larghe voglio, in questo lato qui. Però dice che per saldarle bene ci vuole 1,5 mm, lo vedete qui, 3 per 1,5 mm, così come questa. La lunghezza minima 4,25 mm, cioè il pin centrale sporge di 4,25 mm almeno, quindi dobbiamo stare attenti a questo. Poi in realtà quanto sporge? 3,81, quindi ci danno un po' di margine, un mezzo millimetro circa di margine, ok? Ok, a questo punto cosa abbiamo? Abbiamo anche un altro vincolo, vedete che la distanza fra i centri delle strisce è 2,77 mm, ok? Perché 2,77 mm? Perché loro hanno progettato meccanicamente questo connettore in questo modo e quindi eccolo qua, questa è la vista da dietro, quindi vedete che i due supporti sul lato superiore sono questo qui, qui in mezzo qui ci va il circuito stampato, questo è il pin centrale che dovremo saldare e quindi c'è la distanza fra questo centro e il centro della striscia che va qui, come indicato qui sopra, 2,77 mm, eccola qua, va bene? Quindi io devo rispettare questi vincoli, o quantomeno in qualche modo cercare di rispettarli. Come facciamo? Allora, io potrei utilizzare tante tipologie di guide, per esempio, guardate, questo è un tool gratuito che potete scaricare, andate in internet, lo cercate, si chiama AppCAD, viene fornito da Avago, una volta era Agilent, prima ancora mi pare HP. E Avago Technologies ci dà a disposizione questo tool, è un tool molto carino e qui vabbè parla ovviamente chi è Avago, le varie cose, quello che fanno, i vari prodotti, qui ci spiega un po' cos'è questa app e poi ci permette per esempio di lavorare con i parametri S, calcolare un balloon, eccoli qua, qui andiamo a lavorare con la carta di Smith, adesso per voi magari è una cosa un po' complessa, non è questo l'obiettivo. Qui possiamo andare a progettare balloon, quindi vedere un po' come sono fatti, giocarci un po' e capire un po' di cose. Dopodiché abbiamo circuiti attivi, per esempio voltage bias circuit, quindi circuiti di polarizzazione, cose simili. Andiamo a vedere che ne so, qui che cosa c'è. Ah, per esempio large signal detector, cioè rivelatore di segnali abbastanza ampi in ampiezza. E poi abbiamo gli small signal, quindi cambieranno i diodi, cambieranno un po' di cose, ok? Quello che a noi interessa, per esempio, sulle linee di trasmissione, adesso ve le farò vedere, poi qui possiamo andare a fare alcuni conti, tipo sul signal system, per esempio, reflection calculator, quindi per vedere l'adattamento di impedenza in base alle linee, l'equazione dei telegrafisti che sono qua implementate per fare i calcoli. Poi cosa abbiamo? Noise calc per fare calcoli sulla cifra di rumore di una catena di ricezione, di amplificazione, quello che volete. Mixer spur finder, quindi per calcolare le spurie dei mixer. Ancora per calcolare l'intercetta del primo e del terzo ordine. E poi reliability, engineering tool, ce ne sono per esempio per fare dei calcoli sulle resistenze. Calcoli complessi per chi non è capace di fare calcoli a mano con i numeri complessi li trova qua. Va bene, ci sono un po' di tutte quelle costanti ingegneristiche, ne so, la carica dell'elettrone. No, quella costante di Faraday, questa è la carica dell'elettrone, eccola qua. Va bene, oppure costante di Faraday. Va bene, ci sono un pochino pi greco, lo sapete, sì, 3,14, dai, questa era facile. Costante di Stefan Boltzmann, eccola qua. Va bene, ci sono un pochino tutte le costanti ingegneristiche più comode. È chiaro che se non le conoscete dovrete un pochino studiare
Io ho già dei corsi sull'elettronica, sto preparando dei corsi sulla parte radiofrequenza, quindi c'è il link già in descrizione, andate a vederlo e comprate, mi raccomando, perché vi aiuterà molto nel risolvere i problemi che avete sicuramente, li avete tu che stai guardando, tu ce l'hai qualche problema sicuro. Non far finta di no, io lo so. Allora, torniamo alle linee di trasmissione. Linea di trasmissione, vedete qui per esempio c'è la microstriscia. Io non voglio adesso utilizzare la microstriscia. Ci sono le strip line, vedete che c'è un piano metallico, una striscia immersa in un dielettrico e un altro piano metallico, ma non mi interessa nemmeno questa. Linee parallele, quindi due conduttori paralleli, e su questi possiamo andare a calcolare impedenza e cose simili. Un wire sopra un piano, quindi un piano metallico, e sopra ci facciamo scorrere un filo e andiamo a calcolare l'impedenza. Poi abbiamo linea coassiale, quindi classico coassiale tondo, ma potremmo avere anche quadrato, vedete? Square coax. Quindi questo potrebbe essere utile per esempio per realizzare dei filtri, ok? Dei filtri passabanda. Potete lavorarci, capite poi magari come si fa. Se non lo sapete, lo troverete nel corso sulla parte radiofrequenza che sarà in preparazione o su anche una, vabbè, altre cose. Poi abbiamo questa qua, una linea, vabbè, che viene attraversa, questa è ancora più complicata anche graficamente da descrivervela, vabbè, è anche meno frequente, ok? Allora torniamo a quella che io voglio utilizzare, che è la linea coplanare, la vedete qua. Allora, come è fatta la linea coplanare e perché scelgo questa? Ma la scelgo perché, guardate, è molto simile all'aspetto del connettore. Vedete, io ho tre linee sopra, un piano sotto, quindi sul piano sotto andrò a mettere le mie due strip che vedete qua, quindi semplicemente tutto piano metallico, quindi la linea coplanare è veramente quella che può fare per noi. Allora, vediamo un po' come si fa, come si calcola. Io voglio una linea 50 ohm, va bene? Quindi voglio portare un segnale a 50 ohm da un cavo coassiale al mio trasformatore. Questo è quello che devo fare, ve lo devo, cioè non è teoria, è la pratica, va bene? Quindi vi faccio vedere come si fa e ve lo faccio vedere perché ovviamente mi interessa che voi capiate alcune cose, tipo che se avete bisogno potete fare domande, chiedere, informarvi e qui da questa parte troverete delle risposte. Allora, come si fa? Vedete qui AppCAD la prima cosa che ci propone è il layout, ci dice come ha fatto. Dobbiamo scegliere la costante dielettrica, cioè qual è il substrato su cui è realizzato il nostro circuito, la nostra linea di trasmissione. Poi dovremo scegliere qual è lo spessore, indicare qual è lo spessore del rame e la distanza fra il top e il bottom layer. Ok, quindi da dove si comincia? Va bene, allora vediamo. Poi innanzitutto invece che free space, cioè il vuoto, io vado a scegliere il mio substrato. Qui vedete ce ne sono diversi. Quello per esempio più comune è l'FR4, cioè la comune vetronite, quella che trovate da 4 soldi. Va bene? Credetemi che lavorare con l'FR4 anche a 2 GHz e mezzo, se le distanze sono piccole, impatta veramente poco, ok? Quindi non vi fissate con quelli che vi dicono: ah, bisogna per forza utilizzare materiali in Teflon, cose ultra sofisticate che poi non trovate, che ne so, gallium arsenide, qui vedo Diamond addirittura, oppure Cuclad o altri substrati, vedete, Germanium, Isoclad, Kapton, dove sta il Teflon? Vediamo un po' se PTFE, eccolo qua. Potete trovare i substrati, ci sono dei fornitori e dei produttori di circuiti stampati che sono in grado di lavorare il Teflon, ci sono, anche in Italia, non è che, però forse. Diciamo se il circuito è molto piccolo, come sarà il mio, molto compatto, non ha grande impatto, va bene, perderete qualcosina in più a microonde, avrete una perdita leggermente superiore, ma ci siamo capiti, l'impatto è veramente minimo, ok? Si potrebbe simularlo, si può vedere quant'è l'effettiva perdita, si possono fare tanti calcoli, ma forse il gioco non vale la candela, va bene? Soprattutto se non dovete fare cose iper difficili, iper complicate, dove dovete veramente limare il capello, non ha senso. Quindi io sto su FR4, vedete che il CAD già mi mette la sua costante dielettrica specifica, l'Epsilon R 4,6, e io già sono a posto. A questo punto cosa faccio? Scelgo per esempio l'unità di misura. Non mi piace lavorare in questo caso con i millesimi di pollice perché è un po' scomodo. Lavoro con i millimetri, va bene? Questo
Quindi innanzitutto che devo fare? Substrato, quanto è alto il substrato? Il circuito stampato è 1,6 mm, quello classico, e la distanza appunto questa qui è predisposta per 1,6, in realtà qui è 1,8, ma perché vi danno un po' di agevolazioni per inserire il circuito, cioè non deve essere proprio stretto che forse, altrimenti non lo riuscite ad inserire. Quindi abbiamo 1,8 se non ho visto male. Dove era indicato? Eccolo qua, qui, anzi è 1,73, ok? Quindi abbiamo circa 13 centesimi di millimetro di gioco, che vanno più che bene, ci permettono di inserire il connettore sul circuito senza problemi. A questo punto cosa faccio? Vado a specificare quant'è l'effettivo spessore del rame. Ok, il rame generalmente viene indicato come un'oncia per metro quadro, e quindi corrisponde a 35 micron di spessore, quindi avrete qui uno 0,035 mm, quindi sia sul sopra che sul sotto, ma in generale interessa solo il sopra, perché il sotto può essere spesso quanto vi pare, non impatta sulle prestazioni, ma qui sì. Poi a questo punto specifico lo spessore, tolgo se 35 micron sopra, 35 sotto, cioè 70 micron, quindi lo spessore sarà 1,53 mm. La lunghezza adesso non mi interessa, questo mi serve semplicemente per calcolare per esempio la lunghezza elettrica di quel tratto, quindi che ne so, se dico 1000 mm, quello è 1 metro, dirà che lì è tot lambda o cose simili, ma onestamente non mi interessa. Quello che mi interessa è la larghezza, il width di questa linea centrale e la distanza, il gap che c'è fra la linea e il resto del rame che starà a destra e a sinistra della linea conduttrice centrale. Allora, io ve l'ho fatto vedere, qui ci dice 1,50 mm, quindi proviamo per esempio con 1,5 mm. Il gap qui 5 mm sono troppi. In realtà io non posso scendere, non posso andare diciamo oltre questo gap qui, altrimenti mi si sbilanciano un pochino le cose. Poi avrei un'altra transizione, quindi cerchiamo di fare le cose fatte bene e vediamo se riesco a realizzare una linea coplanare che più o meno rispecchia queste cose, queste dimensioni che vedo qui, in modo da avere una transizione più buona, migliore. Ok? Come si fa? Allora prendiamo la calcolatrice, tanto per farvi vedere il conto veramente semplice, già l'ho fatto, però sarebbe 2,77 mm meno 1,50, cioè 75 centesimi qui e 75 centesimi qua di millimetro, quindi sono quei 2,77 meno 1,5, ecco le 1,27, va bene? Quindi 1,27 sarà il mio gap per partire. Vediamo che cosa succede. Pigio calcola l'impedenza Z0 e mi dice che ha 65 ohm. È un pochino alta, quindi otterrei una linea coplanare con 65 ohm di impedenza che non mi piace. Va bene, quindi avrei una transizione dal coassiale 50 a 65, quindi crea un bel disadattamento. Avrei un coefficiente di riflessione non nullo. E quindi un ROS maggiore di 1, non elevatissimo, però comunque c'è. Va bene, e questo adesso non vado indietro, altrimenti dovrei rimettere tutti i parametri a capo, ma lo potrei mandare a calcolare, torno al main menu, c'è proprio per calcolare il disadattamento. Allora, vediamo un po', qui comunque che ci dice? Che la lunghezza elettrica è 5,8 lunghezze d'onda, a 1 GHz, qui siamo a 1 GHz, lo vedete. Questo viene riportato in gradi, fate semplicemente 360 per la lunghezza elettrica e questo è facile. Il ritardo di propagazione è 5,8 nanosecondi e la lunghezza d'onda in questo caso nel materiale è 172 mm, va bene, 172,4 mm, quindi se vi serve di conoscere la lunghezza d'onda, quello è. Va bene, la lunghezza d'onda spero che lo sappiate come si calcola, va bene, adesso non ve lo sto a ripetere. Nel senso dovete calcolare prima la velocità di propagazione nel materiale, ok? Infatti la vedete qui 0,57, cioè dovete prendere la velocità della luce, moltiplicarla per il fattore di velocità, a quel punto ottenete la velocità della luce nel mezzo e quindi da quella poi dividete per la frequenza, trovate la lunghezza d'onda. Molto molto semplice. Qui vi viene detto anche quant'è la epsilon efficace, cioè questa è la epsilon R nel materiale, però sopra c'è aria, quindi va mediata, vabbè, ci sono delle formule che permettono di calcolare la epsilon efficace, va bene?
Allora, 65 ohm sono troppi, io non li voglio, ne voglio meno. Come si fa? Allora, si fa molto semplicemente andiamo a modificare i gap. Per esempio, io tengo fissa la larghezza della linea, vado a modificare il gap. Se lo riduco, se quindi stringo, cioè allargo questa linea, questa striscia qui, la faccio diventare più grande, cioè mi avvicino, l'impedenza aumenterà, diminuirà. Che succede secondo voi? Ragionateci. Cioè, fondamentalmente qui c'è un condensatore, ok? Lo vedete? C'è un'armatura che è questo conduttore centrale, un'armatura che è questo qua, che poi sarà massa. Quindi c'è un condensatore. Quindi se l'avvicino, che succede? La capacità aumenta o diminuisce? Guardate, per esempio, metto 1,2 mm, quindi tolgo 70 micron. L'impedenza, lo vedete che cala? Bene, quindi tolgo ancora, portiamola ad 1 mm, per esempio, 63 ohm. Bene. Quindi vedete che non è che ha un impatto grandissimo. Per esempio, se metto 0,5, che succede? 55 ohm, ma sono veramente vicino. Sono arrivato a mezzo millimetro, quindi la linea coplanare è molto stretta, quindi ha un gap molto stretto. Come faccio ad adattare meglio la mia impedenza? Magari adesso vado a giocare un pochino con la larghezza di questa linea. Per esempio, se l'allargo, che succede? Vedete che cala un pochino l'impedenza? Ok, quindi io in questo caso cosa avrei? Una linea che è 1,6 mm, quindi ho 0,8, ok? Quindi ho 0,8 più 1,5 di qua. E questo quanto mi dà? Mi dà un 1,3 mm, quindi avrei il bordo che inizia a 1,3 mm. E sono ancora sufficientemente lontano dal centro, considerate che il centro è a 2,77, quindi 1,3, devo arrivare a 2,77, ho ancora più di 1 mm di margine, ok? 1,4 mm, quindi potrei riallargarla, per esempio questa la potrei portare, no scusate, quella sopra, potrei allargare ancora, potrei portarla a 1,8 e vedete che eccola, siamo molto più vicini, 51 ohm, quindi avrei una linea che di qua sborda di 0,9 più 0,5 arriviamo ad 1,4, ancora siamo abbondantemente nella condizione di sicurezza, ok? Perché vedete, abbiamo 0,9 più 0,5, 1,4 più 0,75, andiamo a 2,15. Dobbiamo arrivare a 2,77, possiamo ancora allargarla di 60 centesimi, ok? Quindi vado a 1,9 per esempio. E che cosa ottengo? 49,8. Bene, quindi ho, diciamo, quasi raggiunto l'obiettivo. Se voglio un 50 ohm preciso, per esempio, qui posso riallargarla un pochino. 50,8 l'ho allargata troppo. Allora, vediamo un po' se questa la porta a 2 mm. Che succede? 49,6. Allora, questa l'allargo ancora un pochino, riduco quindi la capacità 49,8057. Vediamo che ci siamo sempre più vicini. 0,58 e 50,1 ohm. Ci siamo, va bene? Ok? Quindi si fa più o meno così. Qui in realtà potrei ancora andare a limarla, ma questi sono calcoli teorici. Poi in pratica, in realtà, sono suscettibili di tolleranze costruttive. Considerate che quando andate ad incidere un circuito stampato, quando fate il circuito stampato, viene fatta la traccia. In realtà l'incisione non è mai verticale della pista, ma è sempre un pochino inclinata, perché man mano che l'acido agisce e corrode, è sempre così in questa direzione, quindi crea una curvatura, un tipo, in realtà la pista viene quasi trapezoidale, un trapezio rovesciato, ok? Vista inserzione, quindi stare un pochino più larghi forse va anche bene. Va bene, quindi 50,1 ohm più che ottimo, benissimo. Io potrei, per carità, limarla ancora, portarla ancora più vicino, ma il senso è poco, va bene, è veramente poco. Quindi quello che vi posso dire è che torniamo, vi rifaccio vedere la schermata, rimettiamo lo schermo. Quindi si possono fare tutte le approssimazioni che volete, però diciamo, questo è un calcolo più che sufficiente. Per esempio, se io andassi a 2 GHz, che succederebbe? Guardate, l'impedenza ovviamente non cambia perché dipende semplicemente dalle distanze in laterale, quindi trasversalmente alla direzione di propagazione del segnale.
ma quello che cambia ovviamente sono le lunghezze d'onda. Per esempio, se io volessi un lambda di lunghezza, quindi una striscia, una linea coplanare lunga esattamente un lambda, come potrei fare? Qui vado a modificare la lunghezza, io la vedete che ce l'ho qui indicata, one wavelength è 87 mm, vado a mettere 87 mm. E qui sopra vedrete che avrò circa 1,0999 perché in realtà è 87,075. Va bene? Quindi 75 micron. Ok? Infatti è una lunghezza d'onda. A quel punto la lunghezza elettrica è 360 gradi. Se volessi in radianti, vabbè, qui mi fa i calcoli in radianti, 6,28. Spero che sia chiaro per tutti il rapporto. E poi cos'altro? Se per esempio volessi una linea a un quarto d'onda, dovrei dividere quell'87 diviso 4, 21,75, quindi qui avrei un 21,75 mm, ecco qui quel lambda quarti, va bene? Quindi si fanno così, a quel punto io creo una linea coplanare lunga 2 mm, 2 cm e 1,75 mm, e quella è un quarto d'onda. E a quel punto, con un quarto d'onda, adesso non ve lo dico, ma potete creare, vabbè, fare dei macelli mostruosi, va bene? Chiaramente sarebbe bene stare a multipli di mezza lunghezza d'onda, così che l'impedenza che vedete da un lato la ritrovate anche dall'altro. Se mettete il lambda quarti, quello fa da trasformatore di impedenza. Quindi, quando andrete a fare il vostro circuito, dovrete tenere in considerazione queste cose, perché altrimenti potreste ottenere qualcosa che non è proprio congruente a quello che vi aspettate. Ok, quindi lo vedete qua, un lambda quarti 21,75 e questa è la lunghezza elettrica, eccetera, eccetera, il ritardo in picosecondi, in questo caso perché il tratto è veramente breve, sono 2 centimetri. Quindi quello che succede è che, ecco, dovete fare attenzione a quello che andate a progettare, però in generale è bene fare tutti i conti fatti, come dire, non troppo approssimando. Sì, ma vabbè, tanto funziona uguale. No, cercate di fare le cose fatte bene, perché poi ne andrà della qualità del progetto che andrete a realizzare. Va bene? Quindi con questo io penso che vi posso anche salutare, mi congedo. E mi raccomando, seguite il consiglio, studiate, andate a prendere il corso che trovate nel link, che non ve ne pentirete. Alla prossima!